da Gauto Mitsubishi Motors in via Nazionale Torrente Mercogliano Avellino. Nel piano ospedaliero regionale presente l'ospedale di Ariano Irpino con il DEA di primo livello. Inaugurato il reparto di lungodegenza dell'ospedale di Ariano alla presenza di tutti i referenti irpini della regione Campania, dal presidente del Consiglio D'Amelio ad Alaia, Petracca e Todisco e delle autorità locali, in un clima decisamente più disteso e sereno del passato anche tra i medici. Sembra infatti superato il periodo più buio per il nosocomio arianese, quando pareva destinato ad essere declassato e a perdere definitivamente servizi importanti per i pazienti. Il direttore dell'ASL, Maria Morgante, in questa occasione ha annunciato l'inserimento nel nuovo piano ospedaliero regionale di Ariano quale DEA di primo livello. E poi la definizione della pratica per la radioterapia, l'unità operativa di oncologia con 4 posti letto, l'arrivo del decreto per il riaccredito del servizio immunotrasfusionale ed altri 20 posti letto in urologia, oculistica ed otorinolaringoiatria. È un tassello che aggiungiamo all'offerta sanitaria, ma non è l'unica. Io sono soddisfatta appunto di aver potuto inaugurare questo nuovo reparto, perché ritengo un reparto essenziale per il paziente e per la migliore gestione del turnover all'interno dei reparti, perché la lungodegenza è un reparto post-acuti che serve naturalmente a liberare posti letto nelle aree, nei reparti per acuti, e quindi per far fronte a quelle che sono le esigenze delle emergenza urgenza, ma nello stesso tempo garantiamo la continuità terapeutica. Preannunciavo anche prima la realizzazione, quindi l'apertura anche della unità operativa di oncologia con 4 posti letto in ordinario, continuando a garantire anche per il futuro quello che tipo di assistenza che oggi garantiamo con il Day Hospital. In più oggi insomma siamo un po' felici tutti, perché finalmente è arrivato anche il decreto di accreditamento dell'unità di raccolta sangue fissa, ma anche per l'unità di raccolta sangue mobile, quindi l'autoemoteca. Quindi da questo momento in poi riusciremo ad essere autonomi.